Quando la mafia decide di uccidere, lo fa, punto e basta. Non importa se in pieno giorno, non importa se in mezzo alla strada e nemmeno se la vittima designata si trova a pochi metri da una scuola. Giuseppe Dainotti, importante boss del mandamento di Porta Nuova, scarcerato 3 anni fa, nonostante una condanna all'ergastolo, doveva morire. Il compito dei sicari era quello di portare a termine l'ordine imposto ovunque nel più breve tempo possibile, assicurandosi che per la vittima non ci fosse scampo. Dainotti è stato freddato questa mattina in via Dossuna, nel quartiere Zisa di Palermo. Era sulla sua bici quando è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola sparati da breve distanza da 2 killer sopraggiunti in moto e poi spariti velocemente. Imputato al maxi processo, una lunga serie di condanne per mafia, omicidio, rapine e droga, Dainotti era uno degli uomini più vicini al capo mafia Salvatore Cancemi, morto nel 2011 e collaboratore di giustizia per quasi 20 anni. Ci sono pochi dubbi sulla matrice mafiosa del delitto. Sulla sua testa, da almeno 3 anni, dicono gli inquirenti, pesava una condanna a morte firmata in carcere dal boss Giovanni Di Giacomo. Doveva pagare a caro prezzo le sue velleità di comando sul mandamento di Porta Nuova dopo l'arresto del padrino Alessandro D'Ambrogio nel 2011. La mafia dunque torna ad uccidere, lo fa simbolicamente alla vigilia delle commemorazioni in città per i 25 anni dalla strage di Capaci e nel giorno in cui è arrivato in città quello che resta dell'auto su cui viaggiava quel giorno, la scorta del giudice Falcone. Viene difficile anche parlare ripensando a quello che è il sarcofago di 3 giovani uomini. Ecco, è bene che questo sarcofago lo vedano tutti, soprattutto i giovani, e capiscono qual è stato il sacrificio di dolore, di sangue che questa terra ha dovuto pagare nella lotta alla mafia.